Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Certo se ne sentono di tutti i colori, abbiamo appena finito di parlare nel video precedente a questo di Bocelli, praticamente il cantante lirico Andrea Bocelli, negazionista, dice, fa capire che praticamente tutta questa malattia è tutta un'esagerazione. E adesso ne sentiamo un altro. Un vaccino grazie ai migranti. E Matteo Salvini dice: ma siamo su scherzi a parte. Quindi praticamente un duello tra il filosofo francese e il leader della Lega, Matteo, Salvini. Il filosofo dice in sostanza: il fatto che troveremo il vaccino in Italia e in Europa lo dobbiamo agli immigrati. Quindi a Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro su Rete 4, va in scena questo teatrino tra il leader della Lega Matteo Salvini e il giornalista e saggista Bernard Henri Lévy, noto per essere uno dei consulenti del presidente francese Emmanuel Macron. Ma si parla di malattia, di migranti, tutti e due sono ospiti, come dicevamo, su Rete 4 alle 21:30 nella trasmissione Quarta Repubblica e si confrontano le due persone e scoppiano subito delle scintille. Infatti, Levi, nell'intervista fatta da Porro, viene pe contestato pesantemente con insulti. E quindi attaccato dalle milizie in occasione della sua visita nella città di Tarhuna in Libia, dove ha effettuato un reportage sul cosiddetto campo di sterminio di Tarhuna. Ha dichiarato che proprio i migranti sarebbero una chiave fondamentale per arrivare al più presto a un vaccino efficace contro questa malattia. E dice così, queste le sue parole: il fatto che troveremo il vaccino in Italia e in Europa lo dobbiamo agli immigrati, dice, suscitando sconcerto, soprattutto in Matteo Salvini, il leader della Lega. E praticamente dice Matteo Salvini: aspetta un attimo, con tutto il rispetto, lei dice che se troviamo il vaccino lo dobbiamo agli immigrati che sbarcano a Lampedusa. Dice Matteo Salvini incredulo: mi scusi, ma se troviamo la cura a questo non è grazie ai medici italiani, ai ricercatori e scienziati del San Matteo di Mantova, ma è grazie agli immigrati che arrivano? Adesso questa perla mi mancava. Beh, in effetti, non so, veramente il mondo è bello perché è vario. C'è anche chi dice il mondo è bello perché è avariato. Non so, scegliete voi. E dice, così commenta sbigottito Matteo Salvini: adesso questa perla mi mancava. È colpa di Putin, è colpa di Salvini, grazie agli immigrati invece troveremo il vaccino, no? Da qui lo scontro in studio, il passo poi è stato veloce perché Matteo Salvini dice: mi arrendo, professore, venga stasera in stazione Termini a Roma o alla stazione centrale di Milano, così vede quanto è bella l'immigrazione clandestina che a lei piace tanto. Ma intanto il filosofo, chiamiamolo così, continua imperterrito dicendo: senza l'immigrazione africana non c'è ricerca in Francia, non si troverà mai un vaccino e una cura contro la malattia. Deve dire grazie ai migranti. E Matteo Salvini dice: vabbè, siamo su scherzi a parte, quindi commentato. Dice: professore, anch'io voglio un mondo aperto, ho capito. Lei ce l'ha con me e con Putin. Se voglio andare in Australia o in Svizzera, mi chiedono i documenti. Io voglio un mondo aperto, professore, ma con delle regole. Beh, le parole di Matteo Salvini sono assolutamente corrette, anche perché sinceramente il professore, come l'ha chiamato Salvini, sinceramente non ha spiegato del perché dovremmo essere grati ai clandestini che arrivano in Italia se troviamo la cura al vaccino. Quindi chissà quale astrusa teoria avrà questo signore, ma io credo che la unica teoria di questo signore era
attaccare Matteo Salvini. E voi sapete che quando non si hanno argomenti per attaccare un avversario che per molte persone diventa un nemico da attaccare in modo rabbioso e bavoso, capite che quando non si hanno degli argomenti si cominciano a sparare delle stupidaggini senza senso. E questo signore ha esagerato perché voleva attaccare Salvini senza probabilmente conoscere la realtà italiana e tantomeno conoscere Salvini. Già hanno difficoltà gli avversari di Salvini ad attaccarlo e allora inventano delle co le cose più assurde, no? Addirittura cercano di farlo finire in galera per sequestro di persona, che quella del sequestro di persona è l'apoteosi delle sciocchezze che io abbia mai sentito, come gli stessi giudici intercettati dicevano nelle chat con Palamara, quei giudici che dicono dobbiamo attaccare Matteo Salvini sempre e comunque, queste stesse persone dicevano beh, Matteo Salvini sta facendo solo il suo lavoro, lo sta facendo anche bene. Fossero così anche gli altri politici, è l'unico politico, gli altri sono delle nullità inesistenti. E poi un altro commentava, siamo comunque indifendibili a voler dire che Matteo Salvini è un sequestratore. E c'era un magistrato che lo ripeteva per ben due volte nelle chat. Siamo indifendibili, siamo indifendibili. E quello era un gruppo di magistrati che doveva colpire Matteo Salvini in quanto praticamente un mascalzone di centrodestra. Ma un mascalzone solo nella fantasia, perché realmente lo stimavano. Infatti Palamara poi dice a Salvini, guarda che io parlo bene di te, bisognerebbe ascoltare anche altre intercettazioni, perché questa non è la realtà. Vabbè. In realtà, in altre intercettazioni lo elogiava, però il sunto del discorso è che bisognava attaccarlo in quanto uomo di centrodestra, come bisognava attaccare Berlusconi in quanto Berlusconi è di centrodestra, quindi capite che tutto quello che succede intorno. Ma nel corso della trasmissione, Levi ha del resto attaccato più volte il leader della Lega, criticando le sue idee, dichiarando che con Salvini al governo l'Italia non sarebbe uscita dalla crisi scatenata da questa malattia. Anche questo sono supposizioni, ipotesi su qualcosa che non è mai avvenuto, no? È come dire, beh, se oggi pioveva, sarebbe stato un problema per me, ma dice, ma non ha piovuto? Eh sì, però se avesse... Capite che le accuse su addirittura delle cose che non sono mai accadute è veramente di basso livello, altro che professore filosofo, è un signore che ha detto delle fesserie, soprattutto quella di la fesseria del cosa, questa che ha appena raccontato, no? Che gli migranti, dobbiamo rendere grazie ai migranti se si troverà un vaccino. Capite che è una dichiarazione che non ha nessuna base di nessun tipo, è una sciocchezza detta offendendo ovviamente il pubblico che ascolta, perché attenzione, invitare a una trasmissione un personaggio che dice sciocchezze senza né capo né coda è un po' come invitare le sardine, è un po' come invitare qualche altro politico che abbiamo in Italia, evitate di invitare persone che vanno in televisione a dire delle stupidaggini, non ha senso. Ecco, puoi anche dire Salvini, con lui l'Europa non sarebbe uscita dalla crisi, ma tu cosa ne sai? Ma cosa ne sai? Questi sono dei commenti su qualcosa che non è mai accaduto, capite? L'inconsistenza dei detrattori di Matteo Salvini è un'inconsistenza enorme. E poi dice l'Italia ha dato all'Europa un esempio di disciplina, poi aggiunge il filosofo, però al contempo c'è stata un'epidemia di follia, follia di ripiegarsi dentro se stessi, chiudere il proprio corpo, il proprio cuore agli altri, questo delirio in particolare nei confronti dei migranti in Francia e in Italia. Ad un tratto i migranti sono diventati i principali untori. Bah, intanto in Italia non c'è nessun cuore che si chiude ai migranti, ma Matteo Salvini, come ministro dell'Interno, ha chiuso i porti ai migranti clandestini perché la clandestinità è contro la legge italiana come contro la legge
di qualsiasi paese del mondo. Quindi Matteo Salvini ha difeso i confini italiani da persone che entrano, entravano e vogliono entrare in maniera illegale. Quindi nel vietare l'ingresso a persone in maniera illegale non c'è niente di non c'è nessun delirio nei confronti dei migranti, nessun delirio. E poi dice, a un tratto i migranti sono diventati untori. Eh sì, sono in quarantena, sono scappati in quasi 700, così per le campagne verso il nulla, no? Senza soldi, senza mangiare, senza scarpe, nelle campagne tra i cespugli, verso il nulla. Capite che non sono diventati tutto a un tratto degli untori, sono degli untori, perché la quarantena va rispettata, se no è un attentato alla salute pubblica, si deve andare in carcere, come diceva in uno dei primi decreti di Conte. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.